Ragazzi, sono vivo. Avete presente che tutti quanti gli youtuber, quando devono realizzare un video un po' più particolare, dicono: questo video non volevo farlo? Beh, io questo video ho aspettato tantissimo tempo per farlo e sono felicissimo di realizzarlo. La prima domanda a cui risponderò direttamente è: Kadiax, che fine hai fatto? Lo so. Vi avevo lasciato nell'ultimo video con il mio rapimento in Kenya. In quel video raccontavo della mia esperienza che ho avuto nel viaggio insieme alla mia ragazza in Africa agli inizi di agosto, dove un giorno di punto in bianco vengo rapito realmente da una tribù africana. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Gai! Oh! E vengo portato, diciamo, all'interno di questa strana tribù africana molto spaventosa, dove vengo rapito, torturato e minacciato. Sicuramente vi starete chiedendo: ma Kadiax, poi cos'è successo? Come hai fatto a, diciamo, a liberarti, a scappare? Perché avevi promesso che sarebbero usciti un sacco di video e non sono usciti? A questa domanda è veramente difficile rispondere, perché vi posso solamente assicurare una cosa: dopo tutte quante le vicende che ho avuto con la Dance in Serbia Lady, lo Skibidi di Toilet, Mario Bros, lo sciamano, ero veramente stanco. Infatti, proprio in quel periodo della mia vita, verso inizio estate, avevo deciso di partire insieme alla mia ragazza e andarmi a godere una bellissima e tranquillissima vacanza in Africa. Tutto ciò non è successo. Durante il rapimento non avete neanche idea dello stress che avevo all'interno del mio corpo. Il mio cervello stava praticamente impazzendo. Avevo abbandonato il canale YouTube Horror per stare più tranquillo e mi ritrovavo di nuovo in una vicenda ancora più terrificante che c'entrava con il canale Horror. Comunque ve lo spiego molto in breve come sono andate le cose durante questo viaggio in Africa. Vengo rapito da questa tribù di africani e vi lascio queste clip. Non so dove sto andando! Lui mi porta! No! Questi non stanno scherzando! Please guys, stop guys! Stop guys! C'è un fuoco! No! Vengo, diciamo, portato, preso di forza e messo all'interno della loro tribù. Volevano a tutti i costi che io entrassi in quella tribù e diventassi un membro ufficiale. Cioè, vi rendete conto che pazzia? Ovviamente, in tutti questi giorni che passavano, che mi facevano fare delle cose schifose come mangiare del cibo umano. Siamo appena arrivati nel loro villaggio, guardate le luci! I don't want to eat human beings, please. No, you have to eat. No, bro, please. No. Oh, porca! Che schifo! No, raga, devo censurarla sta roba. Raga, stanno aprendo il cibo qua. Oh mio Dio! Che schifo! È cibo umano! Di sangue! No! No, bro, please! No, raga, vi prego! No, bro! I can't drink, bro! Sta bevendo! Sta bevendo sangue umano! Ha bevuto! No, raga! No, bro, please! Give me some time! Eat before you and then I eat! Ok? Raga, faccio mangiare. No, non ci posso. Ragazzi, che schifo! Che schifo! Sono parti di esseri umani cucinate! Bere del sangue umano e addirittura cacciare degli animali? Stavo escogitando il piano per scappare e andarmene il prima possibile a casa. L'unica opzione che c'era per fuggire a più non posso era la notte. Mentre tutti quanti dormivano, perché erano sfiniti, diciamo, dalla caccia, dalle corse e dalle costruzioni di capanne infermabili, era la notte quando tutti quanti erano stanchissimi. Proprio per questo la notte del 27 agosto decisi di fare una cosa fuori di testa. Bro, no, tomorrow is the day we are going to fight against the master enemies of the tribu. Tribù? Tomorrow? Non so se avete capito, ma domani devo combattere anche io contro l'altra tribù. Bro, no fear. No fear. No fear. Questo dice che non devo avere paura. Bro, I've never fight against anybody. For this reason, today you are going to train with us. No, di male in peggio. Devo allenarmi anche con loro per il combattimento di domani. Ragazzi, penso veramente di arrivare a due opzioni. La prima, io da più non posso, scappo e chiedo aiuto.
La seconda per morire in questa moto insieme a te. We no man sleep on the ground. On the ground! Devo dormire per terra qua, raga! In mezzo agli insetti! Fa malissimo, raga, mamma mia! Questo sia il letto più scomodo di tutti, porca miseria! Raga, è il letto più scomodo che abbia mai provato in tutto. Dio, raga, hanno detto di far silenzio, stanno dormendo, ragazzi. Non ci posso credere. Ci sono addormentati tutti quanti, guardate. Guardate, raga. Stanno dormendo per terra. Dormono per terra, raga. Io non posso fare rumore. Non posso fare rumore, raga. Se questi mi vedono sveglio, mi ammazzano di morte. Oddio, con calma. Provo ad avvicinarmi a questa busta. Guardate, raga, come dormo. Questa carne umana. C'è un coltello, raga, guardate. Dormono tutti. Ok, raga, mettiamo il qua. Raga, sei quasi svegliato. Devo nascondere il coltello da qualche parte. Tipo qua. Raga, dentro quest'albero. Ok, lo nascondo qua sotto, ragazzi, qua sotto. Perfetto, così non si vede neanche. Auguratemi buona fortuna. Ragazzi, ce l'avevo fatta, ero ufficialmente scappato da questa fottutissima tribù di africani. Ma passiamo alla domanda interessante. Kadex, dopo che sei fuggito, perché non hai più caricato video su YouTube? Perché sei sparito? Perché non ci hai fatto sapere che eri scappato, stavi bene, eccetera eccetera? Non ne potevo più, ero stanchissimo, non volevo neanche sentirne parlare del mio canale horror. Immaginatevi tutte queste vicende una dopo l'altra e dovete ancora caricare e creare contenuti per il canale horror. Ero completamente fuori di testa. E infatti proprio in quel periodo della mia vita, quando tutto quanto sembrava, diciamo, finito, decisi di traslocare e cambiare ufficialmente casa. Da qua la mia vita è completamente rinata. Sono ritornato, diciamo, ai miei stili di vita precedenti. Adesso sto bene, vivo la vita benissimo, ma c'era qualcosa dentro il mio cervello che pulsava, premeva e mi infastidiva ogni notte che andavo a dormire. Era una specie di sentimento come la malinconia, tristezza, nostalgia. E sapete di cosa, ragazzi? Dell'adrenalina, della paura e delle azioni che i video horror mi davano e mi regalavano ogni giorno. Esattamente, in un certo senso non ne potevo più di realizzare video horror, scappare, eccetera, eccetera. Ma dopo circa 2 mesi sentivo proprio la necessità dentro il mio corpo di ritornare a realizzare video horror. Infatti, sapete cosa sto per fare in questo momento? Mi sto per alzare, prendere questo telefono con la quale sto registrando e digitare un numero che da tanto tempo non digitavo. Dopo 4 mesi è arrivato il momento perché ne sento la necessità. Io voglio solamente dire una cosa, questo video probabilmente girerà su TikTok, su tutti quanti i social. Kadiax è ufficialmente tornato e ragazzi, la sto andando a chiamare. Kadiax Horror è ufficialmente ritornato.